Prima di iniziare volevo dire che questo non è un tutorial ma un video amatoriale. Per la realizzazione di questa borsa ho utilizzato del filato acrilico e del filato acrilico messo doppio e quindi lavorato con un uncinetto numero 5,5. La borsa terminata misura 40 cm per 27. Questa è una mattonella unica che misura 50 cm per 40. 50 cm perché è una mattonella unica, quindi è 50 cm lunga per 40 larga. Quindi come bisogna procedere? Si stabilisce la dimensione della mattonella, quindi nel mio caso 50 e 40 larga, e si sottrae a 50, si sottrae 40 e mi dà 10 centimetri. Quindi la parte iniziale, quindi la catenella centrale, mi deve dare al primo giro una lavorazione di corrispondente a 10 centimetri. Quindi facciamo un campioncino per vedere quante catenelle con il nostro tipo di lavorazione ci danno 10 centimetri. Quindi avviando 14 catenelle e lavorando nel mio caso una maglia alta su ogni catenella, lavorando tutte le catenelle ho ottenuto 10 centimetri. Quindi dopo aver stabilito quante catenelle ci danno la giusta dimensione iniziale, le avviamo e iniziamo la lavorazione. Nel mio caso ho avviato 14 catenelle perché con il mio tipo di lavorazione, avviando 14 catenelle, queste 14 catenelle mi davano una dimensione iniziale di 10 centimetri. Nel caso dovesse succedere poi che terminata la mattonella la dimensione non è proprio precisa, perfetta a quella che noi avevamo stabilito, si possono comunque fare dei giri per allargarla o per alzarla, magari facendoli soltanto da una parte, da un lato o dall'altro. Con questo genere di lavorazione, cioè con una mattonella così grande, il problema che si potrebbe avere è che alla fine la mattonella risulta un pochettino storta. Quindi per non avere questo problema io ho fatto un giro con la lavorazione sul diritto e l'altro sul rovescio. Quindi nel momento in cui ho cambiato il colore ho lavorato la mattonella dalla parte del rovescio. Quindi qui si vede benissimo, un giro è al diritto e questo arancione è al rovescio. Lavorando in questo modo la mattonella viene un pochettino più regolare. Ho avviato 14 catenelle, ora ne aggiungo altre 3, 1, 2, 3 e nella 14ª catenella lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Ora lavoro una maglia alta su ogni catenella sino ad arrivare all'ultima catenella. Arrivata nell'ultima catenella lavoro 2 maglie basse
1 e 2, 2 catenelle, 1, 2, 2 altre maglie basse, sempre nella stessa catenella, 1, 2, 2 catenelle, e 2 altre maglie basse, sempre nella stessa catenella. Una, maglie alte, scusate. Quindi ho formato 2 angoli. Ora lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Sino ad arrivare alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, lavoro 2 maglie alte, una e 2 catenelle, 2 maglie alte. Una e 2 catenelle chiudo il giro saltando le 3 catenelle iniziale e chiudendo sulla prima maglia alta con un punto bassissimo. Questo il primo giro e si sono formati i 2 angoli. Ora lavoro una catenella di sicurezza e taglio il filo. Ora mi aggancio con il nuovo colore e mi aggancio su una di queste maglie, precisamente questa, non sull'aumento, non su questa, sull'ultima maglia, ma sulla penultima. Lavoro una catenella. Filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto dove ho eseguito la catenella e lavoro una maglia alta. Ora lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sino ad arrivare alla fine del giro. Alla fine del giro, qui dove c'è l'archetto formato da 2 catenelle, lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi 1, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte. Queste 2 maglie le lavoro come si presentano. Nello spazio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte.
altre maglie alte. E due. Ora lavoro la maglia alta su ogni maglia alta sino ad arrivare nell'altro angolo dove farò nuovamente gli aumenti. Quindi arrivate nuovamente nell'angolo, nell'archetto lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. Le 2 maglie alte che seguono le lavoro così come si presentano. 1, 2, ed ora nuovamente nell'archetto 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2. Ora una maglia alta, questa maglia alta che rimane, e chiudo con un punto bassissimo sulla prima maglia alta, catenella di sicurezza e taglio il filo. Mi aggancio con il nuovo colore e lavoro sempre una catenella. Filo sull'uncinetto e nello stesso spazio lavoro una maglia alta. Ora una maglia alta su ogni maglia alta sino ad arrivare alla fine del giro, questo punto dove farò nuovamente gli aumenti. Quindi arrivata nell'angolo, lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2. Ed ora lavoro una maglia alta su ogni maglia alta così come si presentano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivate nell'altro angolo nuovamente. 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. E due. Ora lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sino ad arrivare all'altro angolo. Arrivata alla fine del giro nuovamente 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ora queste maglie le lavoro così come si presentano e poi nuovamente l'aumento in questo archetto. Lo schema da seguire è sempre lo stesso.
nell'altro angolo nuovamente 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 maglie alte così come si presentano e chiudo con un punto bassissimo. Taglio il filo e inizio il nuovo giro. Quindi gli aumenti si fanno soltanto qui nell'angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e poi si lavorano tutte le maglie sottostanti così come si presentano. Ho finito la lavorazione del pannello e ho lavorato un totale di 11 giri con le maglie alte e ho alternato il colore, i colori del filato, in questo caso della lana, e non ho seguito uno schema. Ho cambiato nel momento in cui ho ritenuto necessario cambiarlo. E poi ho terminato con un giro con la maglia bassa, un giro intorno al perimetro di questo pannello. Ora li unirò lateralmente con un giro di punto gambero. Quindi ho posizionato rovescio contro rovescio, quindi ho diviso in due il pannello ed ora lavorerò un giro di punto gambero prendendo le costine del pannello che sta sotto. Aggancio il filo, lo tiro fuori. Ora prendo le costine di questo pannello e quelle corrispondenti dietro. Aggancio il filo, lo tiro fuori in questo modo e chiudo. Quindi queste costine della maglia bassa di perimetro, quelle dietro, aggancio il filo, lo tiro fuori e chiudo. Qui nel punto basso davanti, punto basso dietro, aggancio il filo, tiro fuori e chiudo. Quindi punto basso davanti, quello corrispondente dietro, aggancio il filo, lo tiro fuori e chiudo. E questo lo faccio sino a terminare tutto questo lato. E poi farò la stessa cosa con l'altro. Ho unito le due parti, i laterali, con il punto gambero. Ora farò tutto intorno il punto gambero qui all'apertura della borsa. Ho realizzato una tasca foderata in feltro e foderata nell'interno e questa ora la inserirò nella borsa. Alla borsa invece ho cucito degli anelli e qui poi andrò a fissare i manici. È qui che ho inserito la struttura in feltro nella borsa ed ora fisserò la lavorazione di uncinetto alla struttura in feltro con dei punti con l'ago. Questa è la borsa terminata, ho messo i manici
questa chiusura. Questo è l'interno. Ho fatto tutto intorno un giro di... L'ho fissata con dei punti nascosti con l'ago.